mattina termino il pavimento con la vernice Pectro consigliata da un mio iscritto che mi ha scritto compra quella che mi sono trovato bene e costa poco su Amazon. Effettivamente è costata una quarantina di euro, mi sembra 36,90 euro. Allora, ho letto un po' le istruzioni, dice che la prima mano va diluita al 10-15%, questi sono 4 litri, in teoria dovrei fare 15 metri quadri, due mani, io ne ho 16 metri quadri, non so se mi basterà questo barattolo qua, proviamoci. È un bel grigio, è un bellissimo grigio. E sinceramente non odora neanche di materiale chimico, solventi, roba del genere. Apriamo questi primi 2 kg, mi sono dimenticato anche di farvi vedere. Ho comprato il rullo per mettere la resina e caspita, ci sta appena nel secchio. Prime impressioni di questa vernice? Copre un sacco, ma copre veramente tanto. Rullone, iniziamo sto benedetto pavimento. Non vedo l'ora di finirlo perché secondo me esce veramente bene. Ho fatto il primo pezzo. Questa è la prima mano, infatti viene fuori quello che si vede sotto del cemento, ma bello. Fa un po' di puzza come prodotto, un po' fastidioso, però vabbè. E secondo me con quello che ho preso riesco a darci 3 mani. Adesso vi devo dire una cosa, sempre sempre più bello. Questa è la prima mano. Adesso aspetto che asciuga, gli do subito una seconda e secondo me gli do anche una terza mano che potrebbe tornare utile. Sono sempre più soddisfatto, sempre di più, sempre di più. Sono passati 2 giorni da quando ho messo giù la vernice a resina e ragazzi, un cavolo di problema esagerato. Non asciuga la resina. Non asciuga, sono già passate 48 ore e diciamo che è asciugato circa il 40-50% del pavimento, il restante è ancora morbida, la vernice si tocca, viene via. Quindi inizialmente ho provato la soluzione solo col deumidificatore e ha aiutato un sacco, ma non si asciugava, cioè ci metteva un sacco di tempo. Quindi oggi mi sono munito della stufetta dei miei genitori a petrolio. Uno di voi mi ha scritto: non mettere la resina epossidica, non mettere la resina per i pavimenti perché poi salta su. E purtroppo a me i consigli arrivano troppo in ritardo, perché quando mi avete dato questo consiglio, ma io la prima mano di resina per i pavimenti l'avevo fatta, avevo già comprato la resina e quindi ormai alla fine la sto mettendo. Come avete visto, ho avuto problemi di asciugatura, è asciugata. Questa è venuta fuori un'aria calda esagerata e vi dico soltanto che in 2 ore che è accesa un bel 10-15% del pavimento è asciugato. Quindi adesso io la farei andare tutto oggi e vediamo se per domani mattina posso mettere questa benedetta seconda mano, perché avevo fatto i calcoli di metterci meno e invece devo aspettare. Dopo 4 giorni finalmente la resina del pavimento è asciugata ovunque, per bene, pronto quindi a mettere la seconda mano. Alla fine, con l'aiuto della stufa petrolio e deumidificatore, è probabilmente asciugato. Al tatto non è male, essendo solo la prima mano. Ma quindi, visto che mi date sempre degli ottimi consigli,
Durante questo video vi chiedo un paio di consigli per i miei prossimi video del fai da te per il laboratorio. Mi raccomando, seguite tutto il video, almeno così poi mi date qualche dritta prima che inizi a comprare i materiali e inizi i lavori, ok? Diciamo lo zoccolino è stato fatto un po' approssimativo, perché inizialmente volevo usare la livella laser per farlo preciso, ma non ho potuto usarlo perché il pavimento è un po' ondulato. Ho sbavato un pochino in qualche punto, qui e qui, ma non importa, si prende la vernice bianca e farò i tocchini quando sarà asciugato. Seconda mano sul pavimento. Incrociamo le dita per il risultato, eh? Direi che la seconda mano è bellissima. Unico problema, asciugatura. Chiedo il primo consiglio per i miei prossimi video. Allora, finito questo pavimento e asciugato, devo costruire il primo tavolo da lavoro con materiale di recupero. Qualche mese fa, qua vicino a casa mia c'è un vetraio e ha tutti gli involucri dei vetri e mi ha regalato un sacco di legna. Sono tutte travi o assi di legno 29x103x4 cm. E volevo costruire il primo tavolo da lavoro. La mia domanda che vi pongo, l'altezza da terra, io pensavo fare un 90 cm come altezza, ho guardato un po' su internet e i banchi da lavoro vanno dagli 80 cm a 1 metro come altezza. La lunghezza pensavo di farlo di 2 metri e largo 1 metro e 10. Secondo voi come misure sono adeguate per primo tavolo da lavoro? Perché poi dopo avrò altri progetti in testa sempre per il mio laboratorio. Seconda mano terminata. Molto 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 bello. Molto molto. Sì, sì. Cosa ne pensate voi? Secondo me siamo un altro posto. Ma pensare com'era e come l'ho fatto diventare in 7 mesi. Diciamo che ci ho messo tanto, eh. Allora, della Spectro mi è avanzata un po' di vernice. Strano, perché dalle recensioni di Amazon e dal barattolo, con quel barattolo di 4 litri si facevano 15 metri quadri, due mani. Io ho fatto due mani, 16 metri quadri. Secondo me dipende molto dalla superficie, se è regolare o no. La mia era bella liscia, quindi è andata via bene la vernice. Adesso devo solo incrociare le dita e sperare che riesca a asciugare il prima possibile. Adesso pensavo di accendere il deumidificatore, la ventolina sta già andando e oggi prima di andare al lavoro accendo anche la stufa a petrolio, visto che la prima mano ci ha messo 3-4 giorni a asciugarsi. Spero che la seconda mano si asciughi in meno tempo, perché almeno così posso andare avanti con gli altri lavori. Sono passate solo 8 ore e il pavimento è completamente asciutto.